E bentrovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura bizantina. L'architettura bizantina è l'architettura che si sviluppa nel periodo dell'Impero Romano d'Oriente. L'Impero Romano d'Oriente sorge dopo la morte di Teodosio I. E la città più importante che verrà scelta appunto come capitale sarà Costantinopoli, che era l'antica Bisanzio, che ribattezzeranno come Nuova Roma. Oltre a Costantinopoli, però, ci sono altri centri importanti localizzati anche in Italia, in particolare sono Milano e Ravenna. Inizialmente questo tipo di architettura non si differenzia molto dall'architettura romana, o perlomeno parte dall'architettura romana, poi successivamente le influenze del vicino Oriente portano degli elementi di novità nell'architettura bizantina, in particolare con le piante a croce greca utilizzate per l'architettura delle chiese. Le caratteristiche principali sono i mattoni rossi, spesso sostituiscono le pietre che venivano usate anche dai romani. Gli ordini classici rimangono, ma vengono utilizzati in modo molto più libero. Viene fatto un largo uso dei mosaici che vanno a sostituire anche spesso le sculture che venivano utilizzate nei periodi precedenti. Vengono molto utilizzate le cupole, anche al posto delle volte, e nelle cupole i bizantini riusciranno ad ottenere dei risultati molto importanti, come vedremo tra poco, soprattutto con Santa Sofia a Costantinopoli. L'architettura bizantina, in ogni caso, parte dalla cultura tardo-romana, possiamo dire che si sviluppa in continuità o contemporaneamente, anche in parte, all'architettura paleocristiana. E gli elementi particolari sono proprio questo grande studio della spazialità e la costruzione delle cupole. Come abbiamo appena detto. Ecco, in particolare in questa immagine possiamo vedere un riassunto dei vari tipi di cupole e di volte che venivano utilizzati. Si parte dalla volta a botte, la più semplice, la volta a crociera come intersezione di due volte a botte, per arrivare poi alla volta a cupola. La volta a cupola in particolare molto studiata nel periodo bizantino, perché i bizantini riescono a risolvere un problema che è costruttivo, che c'era sempre stato, cioè quello di impostare una volta a cupola su una pianta quadrata. E questo è il tipo di soluzione che hanno trovato. Praticamente si vengono a realizzare quattro triangoli, che non sono triangoli piani, ma sono triangoli su una superficie curva, ai quattro angoli, che vengono chiamati pennacchi. Una volta che si è riuscito a realizzare questo sistema costruttivo, questo tipo di cupola verrà utilizzato in molti edifici importanti. Sicuramente l'edificio più importante su cui è stato sperimentato questo sistema costruttivo è Santa Sofia a Costantinopoli, che c'è proprio un'enorme cupola che copre lo spazio centrale. È sicuramente la più grande cupola mai costruita con sistemi costruttivi tradizionali. È bene ricordare che questa cupola, la cupola attuale che noi vediamo, possiamo vedere adesso, è stata realizzata, diciamo così, al terzo tentativo, nel senso che i tentativi precedenti portarono al crollo di queste cupole, proprio perché lo spazio da coprire era molto elevato e mi sembra proprio nella seconda cupola che è crollata, anche un evento sismico aveva portato al crollo. Quindi poi sono stati nell'ultimo tentativo sono stati utilizzati anche dei materiali molto più leggeri, dei mattoni alleggeriti, proprio per poter consentire alla cupola di avere la sua stabilità. Stabilità che adesso ormai è certificata, in quanto ormai sono moltissimi secoli che questa, nonostante terremoti, nonostante tutto quello che può succedere, questa cupola è ancora, diciamo, in piedi. L'influenza di questa architettura bizantina si ebbe anche in Occidente. L'esempio principale di cui ci soffermeremo tra un pochino è quello di Ravenna. In ogni caso, Santa Sofia a Costantinopoli possiamo considerare il manifesto dell'arte bizantina, uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi, sia per questa cupola, ma anche proprio per la volumetria e la spazialità dell'edificio realizzato. È realizzato intorno ad una pianta quadrata. E ci sono quindi questa alternanza di curve e rette dominate da questa cupola e tutto il volume viene alleggerito dall'apertura di grandi finestre che hanno alleggerito anche la massa muraria, per questo hanno reso anche, diciamo, più difficile la realizzazione della cupola. All'ingresso,
come spesso c'era anche nell'architettura paleocristiana, ci sono due narteci, cioè due portici, destinati ai penitenti e ai catecumeni. Ricordate, l'avevamo già parlato nell'architettura paleocristiana, i catecumeni che erano coloro i quali dovevano accedere al battesimo, quindi poter entrare nella comunità cristiana, qui venivano raccolti in questo portico prima di farli accedere alla funzione religiosa vera e propria. Oppure anche i penitenti che venivano allontanati per un periodo di penitenza, qui potevano stare prima di essere riammessi alla chiesa principale, cioè alla comunità. E ecco, la cupola è crollata due volte nel 557 a causa di un terremoto, e anche successivamente nel 989 era crollata in parte. Bene, altro centro importante oltre a Costantinopoli è Ravenna. Ravenna è in Italia, ovviamente, non siamo più, Costantinopoli è l'attuale Istanbul, per cui stiamo parlando della Turchia. Ravenna è in Italia. E Ravenna fu individuata come la capitale dell'esarcato dell'impero romano d'Oriente in Italia, e qui, grazie anche ai frequenti rapporti con Costantinopoli, si vanno a realizzare dei veri e propri capolavori architettonici. Vengono realizzate tutta una serie di chiese con le due tipologie principali in uso, che sono quella a pianta centrale e quella a pianta basilicale. Le vedremo adesso in modo molto rapido. San Vitale è un esempio della pianta centrale, invece quelle a pianta basilicale, Santa Apollinare in classe e Santa Apollinare Nuovo. Allora, la Basilica di San Vitale è una basilica a pianta ottagonale. Ricordo che l'ottagono aveva un significato ben preciso, fu, diciamo così, approvato proprio come simbolo ufficiale dell'architettura, diciamo anche paleocristiana e quindi anche di quella bizantina, perché gli otto lati andavano a significare i 7 giorni della settimana, e l'ottavo giorno era l'ottavo della risurrezione, della vita eterna. E questa basilica di San Vitale ha una complessa volumetria, quindi ci sono tutta una serie di volumi esternamente che vengono utilizzati e compenetrati uno con l'altro, anche con degli archi rampanti che sostengono parte della cupola negli angoli. E anche nel suo interno, qui la decorazione, appunto, come abbiamo detto anche prima, è demandata soprattutto all'utilizzo dei grandi mosaici, quindi è un'opera sicuramente molto importante. Tra le opere a pianta centrale possiamo considerare anche il mausoleo di Galla Placidia, che era praticamente la tomba di Galla Placidia, che è una costruzione anche piccola, ma che ha la sua importanza. E qui possiamo mettere in risalto un aspetto simbolico dell'architettura bizantina, anche dell'architettura paleocristiana, dove tutto aveva un preciso significato e simboleggiava qualcosa. Allora, questo mausoleo di Galla Placidia, visto dall'esterno, tutto sommato è una costruzione anche abbastanza semplice, anche abbastanza piccola, c'è cioè l'utilizzo di questi mattoni rossi, ma non è niente di straordinario, e simboleggia, diciamo, la vita terrena, l'ordinarietà della vita terrena. Entrando all'interno invece c'è un grande stupore. Si entra dentro questi ambienti che sono tutti coperti da mosaici, in particolare la volta centrale è coperta da questo mosaico che raffigura un cielo stellato, e c'è appunto questa grande differenza tra interno e esterno, che è la differenza che voleva essere data tra la vita terrena e l'entrare poi nella vita eterna. Per quello che riguarda invece le basiliche a pianta longitudinale, ci sono i due Santa Apollinare, possiamo dire Santa Apollinare in classe e successivamente Santa Apollinare Nuovo, che hanno la classica tipologia basilicale vista anche nell'architettura paleocristiana, dove c'è questo insieme ritmato di colonne che vanno a convergere nell'abside in fondo, dove c'era la cattedra, dove c'è l'altare e anche la cattedra del vescovo, e che vanno così anche a ritmare questo percorso verso la vita eterna, che qui la simbologia è importante. Ricordo che queste basiliche, Santa Apollinare in classe, come anche Santa Apollinare Nuovo, vedete che a livello planimetrico e anche a livello così di figurativo sono, diciamo, simili con le loro differenze. Ricordo tutti che questa tipologia basilicale, vedremo poi come nell'architettura medievale si parla di altri tipi di tipologie, è caratterizzata dal fatto che la navata centrale era molto più alta delle navate laterali, e quindi c'erano tutta una serie di finestre nella parte alta della navata centrale che la illuminavano direttamente. Questo tipo di sezione, questo tipo di volumetria definisce la tipologia della basilica. Quindi abbiamo queste due
opere, soprattutto Santa Apollinare in classe e Santa Apollinare Nuovo, che ribadiscono nella tipologia basilicale già studiata nell'architettura paleocristiana. Bene, vi ringrazio per l'attenzione.